Signor Presidente del Consiglio, noi vorremmo tornare alle cose concrete, quelle che interessano le famiglie italiane e i 60 milioni di cittadini. Uno dei successi di questo governo è stato indubbiamente in quest'anno l'abolizione dell'IMU per la prima casa. L'80% delle famiglie italiane possiede una casa. L'ISEE, che è quell'indicatore che permette alle famiglie più deboli di accedere ai servizi sociali, a tariffe agevolate, per chi ci ascolta, viene calcolato con la sua revisione anche per la prima volta introducendo il possesso della prima casa come fattore di ricchezza. Lei ha fatto il sindaco, signor Presidente del Consiglio, sa che ci sono decine, centinaia di pensionati, gente ovviamente anche con stipendi bassi che magari ha acquistato o riscattato una casa popolare e oggi è proprietaria di una casa. Bene, queste famiglie si ritrovano, e ho finito, con il calcolo dell'ISEE ad essere considerate più ricche e quindi a non poter accedere a quei servizi di cui ha diritto. La famiglia per noi è importante, le chiediamo per la famiglia e in questo caso specifico se il governo, come credo debba, dovrà andare a rivedere l'ISEE e a intervenire quest'anno a sostegno in maniera molto più chiara e più forte per la famiglia. Grazie. Prego, Presidente del Consiglio. Signora Presidente, onorevoli deputati, onorevole Presidente Lupi, noi siamo disponibili, lei lo sa perché ne è stato un ispiratore, a implementare e in qualche modo a incoraggiare ulteriori misure.